Un Foggia a trazione anteriore, con tanta qualità davanti, ma anche alla ricerca di un equilibrio nel 4-2-3-1 che Brambilla sta varando a San Giovanni in Fiore. Il mosaico rossonero ha una forma ben precisa ed è pronto ad accogliere almeno un altro paio di tasselli a stretto giro. Ecco l'esterno sinistro Gianfilippo Felicioli, 26enne, reduce da una annata alla Pergolettese. Il classe 97 prometteva benissimo, l'esordio in Serie A con il Milan nella stagione 2014-2015 a 19 anni, poi le 6 presenze in massima serie con l'Hellas Verona, da contorno 74 apparizioni in Serie B con le maglie di Cittadella, Ascoli, Perugia e Venezia. Parliamo di un ragazzo di qualità che cerca rilancio in una piazza ambiziosa come Foggia. I rossoneri accolgono così un esterno di sinistra capace di coprire tutta la fascia giocando in una linea di centrocampo ma anche come terzino, proprio in base alle idee tattiche di Brambilla. Il tecnico attende però anche rinforzi a centrocampo. Resta concreto l'interesse per l'ex Juve Next Gen Samuele Damiani, di proprietà del Palermo. Raffreddata all'improvviso la pista legata al serbo Lazar Zlicic, per cui sembrava esserci un accordo totale, difficilmente però il trequartista classe 97 vestirà la maglia rossonera. Come detto, all'appello mancano i centrocampisti e l'eventuale arrivo di Damiani non sarebbe certamente l'unico. Proseguono intanto le manovre in attacco. Nelle ultime ore ai Satanelli, così come ad altri club, sarebbe stato proposto Pippo Falco, profilo almeno sulla carta in linea con le esigenze tattiche. L'esperto ex Lecce, oggi svincolato, potrebbe agire dietro la punta o sulla destra, valutazioni dunque in corso. Nel frattempo la società continua a lavorare con assoluta calma e prudenza su Facundo Lescano, vero obiettivo dell'estate per il reparto offensivo ad oggi guidato da Santaniello. L'attaccante avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, il vero muro però è la Triestina, che conta sul suo numero 10. Il club alabardato cede l'argentino soltanto dinanzi ad offerte irrinunciabili, un po' la solita filastrocca estiva. Ci ha messo 5 minuti Lescano ad andare in gol nell'amichevole persa dai friulani contro la Torres, piccolo ulteriore elemento che rende la sua cessione affatto scontata. Il Foggia però non molla e con pazienza continua il suo corteggiamento.